Ecco qua. Pronti per andare in missione. Aspetta che devo parcheggiare sto coso. Ok. E le missioni le avevo già prese ieri, contratti. Boh, 5-6. Però li devo andare a vedere su qua. Allora, campo 13, questo. Campo 84, campo 82, 142. Mi faccio vedere quelle attive. Allora. Attiva, attiva, attiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono. Va bene. Allora, il primo, andiamo qua vicino, che è il 13. Ah, c'è anche il 20. Facciamo il 20. Quindi da qui, sinistra, sinistra, e poi andiamo qua al 20. Quindi al 20. Al 20 è questo, devo portare il sorgo a stasciura. Va bene, demo. Allora, qui ho già collegato la lama, ma io non so come fare con la trebbia, andrò per le strade così. Andiamo, vai. Oh. Quindi sinistra, sinistra. Campo 20, ho detto. Cominciamo ad andare con questo. Allora, qui devo salire perché scendere non ci arrivo un pezzettino e poi basta. Quindi salgo, sinistra, dopo il mulino, sinistra, sinistra, scendo e andiamo al 20 che è là in fondo. Aspetta, al 20. Ah, ma questa cos'è? Una statale? Boh, no, è fuori mappa lì. Allora, andiamo su. Ma che giri mi tocca fare? Ecco il mulino. Metto già la freccia, c'è anche sul carrello, boh. Di qua non sono mai andato, proprio mai, 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 mai. Oh. Fortunatamente ho due campi qua. Ma ho preso più che altro le missioni, le ho prese ieri. Più che altro per fare qualcosa con la trebbia, quelle un po' più, diciamo, più belle, le più redditizie. Anche perché aratura, coltivazione non c'è adesso, quindi adesso si fa il raccolto e poi si faranno più tardi quelle. Quindi iniziamo a fare questa e poi, anche perché se poi dovessi avanzare un po' di sorgo, se non lo vendo tutto, cioè non lo consegno tutto, posso venderlo, ma lo posso tenere, lo porto in farm, devo ricordarmi di non scaricare tutta la percentuale, tenerlo, lo porto in farm e lo do ai cavalli o alle mucche, forse anche alle mucche. Ciao Maurizio, è arrivato il PC rotto? È arrivato un PC rotto? A me no. E ciao a me ora che arriva, buonanotte.
visto i video oggi, stanno... Oh, aspetta, mi sa che la stradina era questa. Si stanno trasferendo perché non riescono più dal tanto lavoro che hanno. Aspetta, io vado dentro da dove? No, questa qui, vado qui, entro in questa fattoria qui e faccio il campo 20. E allora vedo che hanno veramente... Ma io non lo so, hanno fatto vedere oggi, hanno fatto, poi non so se è vero o no, un botto di lavoro, un botto di computer da mettere a posto, non da mettere a posto, da fare. Questa è la fattoria, sì. Aspetta, che non conosco, sì, è questa. Vediamo. Si stanno trasferendo, no, hanno aperto un altro punto, un altro locale perché non riescono più a fare tutti i lavori. Così hanno fatto vedere che stavano un po' sistemando locali nuovi e quant'altro. Aspetta, io qua devo girarmi qui perché il campo è questo, quindi con la trebbia ci passerò poi da qua. Sì, no, ci passo, non ci passo, eh. Sì, esiste il negozio, sì. Esiste, esiste. Ci sta, ci sta. Devo vedere come faccio a metterla. Ma forse riesco a passare. Ascolta, metto qua questa, qua così. E adesso voglio vedere, vieni qua con la... ecco, con questa. Qua carburante ne ho, sì, ma è meglio che ne faccio un po', eh. Oh. Facciamo un po' di carburante qua. Perché devo fare un po' di missioni. Allora, la mettiamo multi sta mappa e proviamo a rigiocare nel server. C'è già nel server questa. Solo che ho avuto problemi di lag e allora con la catena anche. E alla fine ho detto la faccio... Vabbè, un po' alto farming forse. Basta un po'. C'è. La stessa identica password e accesso di quella francese, né più né meno, ha cambiato la mappa, ha cambiato le mod, però l'accesso è sempre quello. No, dicevo, l'ho tolto, non l'ho più giocata sul server perché avevo problemi di lag e poi ho scoperto che erano la catena, la barra, scusa. Poi è larga sta roba. Ecco, dentro fa un po' meno casino. E si può provare, ma il server adesso io non so quanto dura ancora, penso forse ancora un mesetto, quindi poi non ho più voglia di fare questi server, tanto vedo che non vanno, cioè. Oh, no, che c'è? Spinge qua dietro. Allora, qui, sperando che non arrivi nessuno, ma qua c'era traffico qua, eh. Ma come si fa a guidare la trebbia dentro qua, anche se dovessi caricarla su un rimorchio. È sempre larga, cioè non è che posso andare in mezzo ai campi. Oh. Poi devo... Ah, ho già preparato il rimorchio. Ho messo le sponde. Oddio, sto qua con la roulotte, ma sporca cicca. Ma si può. Ma stare un pochettino più in là no, eh. Cioè io... No, non passo. Sì, ma che... Dai, stai fermo lì, eh. Che mi giro dentro in questa siepe. Che se tu vieni avanti dopo... Vai. Rompi palle sto qua, ma è possibile. Se stava mezzo metro più a sinistra era meglio.
Ciao Peppone, buonasera. Ok, ma che casino che fa, non me la ricordavo più così tanto rumorosa, sta roba. Allora. Questa qui è il modello easy, base. Non ho né strumenti né niente. È predisposta. Oddio, cambio, podono. La betoniera, ma sto qua deve. Cazzarola. Sono strette queste strade, è inutile. Sono troppo strette. No, dicevo, era il modello base, easy, proprio niente, nessun accessorio tranne il CB. Mi piace il CB. E basta. Costa troppo e non le uso, quindi adesso a me serve raccogliere, guadagnare, investire. Oh, aspetta, anche questa qua sterza. E beh. Allora. Comunque la multifrutta è molto bella perché hai molte culture abbinate con le produzioni. Sì. Ma con la multifrutti io non sono esperto, quindi sono un po'. No, se c'è qualcuno che. Allora, ieri sera, dopo che sei andato via, abbiamo parlato un po', abbiamo fatto quel discorso dalla fattoria con Fabio, quello che mi dicevi. E boh, sarebbe bello portarlo avanti. Poi se stasera arrivi magari ne parliamo un attimo. Allora, ripiega cedi, disabilita. No, abilita e ripiega. Che cacchio vuoi? Accendi, vai. Questa no, sì. Vai. Oh, che scivola. Sta affondando nel terreno. Ma porca miseria la pianta. No, le produzioni sono belle, le avevo già fatte tempo fa nel 19, non mi ricordo più niente. Sì, ci deve essere un esperto, insomma, ci deve essere qualcuno che ti dice questo piuttosto da quell'altro, o se no non hai capito una mazza, devi fare così, cosa hai capito, Mauri? E, no, so che sono belle le produzioni, però se la dovessi fare da solo, andrei a farmi del male. Cioè, andrei a, come si dice, a non capirci niente e usare ancora le solite. Quindi, allora, ok, per dirtela multi, ma no, va bene, non è un problema. Ma tu prova a accedere al server, al solito server, vai su Discord, ti puoi scaricare le mod dal link, ti scarichi tutto, però non è multifruit, è come questa, né più né meno. La multifruit mi dicevi che doveva essere modificato un file, qualcosa, boh, se mai me lo dici si può provare, non è che. Ma si può anche ostare tranquillamente, si può ostarla la partita. Io la sto ostando perché ho avuto problemi con i ping. Ma era prima di tutto era l'autoload. Quando si usa l'autoload all'inizio, il server non ha piacere, quindi lì, insomma, oh, che c'è. E poi ho scoperto comunque, sai che questa mappa qui comunque ha qualcosa nel terreno, una specie di terreno dinamico. Ah, ci sono gli steli del mais che servono alla produzione. Cavolo, ma io sto saltando dei pezzi qua, eh. Ah, più di uno, vabbè. Si può fare, eh. Ma se tu entri stasera dopo cena in Discord, ne discutiamo, che ieri ho portato avanti quel famoso discorso, vediamo se è fattibile.
consebio e chi vuole entrare, insomma. Ma miseria, ma che casino che fa sta trebbia, ma o sono io che mi si sono stoppate le orecchie. Perché ho visto sul modab esterno che c'era questa mappa con il multifruit, però non va al download. Io non so se è stata bloccata, se non lo so, forse era solo il file, non lo so. Quindi. Eh sì, ma no, ma guarda che quando piove, io l'altra sera, secondo ti dicevo che ho dovuto rifare un pezzettino della partita perché mi è crashato e mi ha rovinato il salvataggio. Lì stavo facendo lo spargimento della calce viva con il rimorchio che ho in fattoria. E ho dovuto farlo in discesa perché il trattore era inguidabile, inguidabile. Quando piove è una roba pazzesca, non andavo avanti, poi vabbè, mi è crashato perché sono rimasto impaltanato. Vado a prendere l'altro trattore con la barra e sono andato a prenderlo, mi ha crashato tutto e ho rovinato il salvataggio. Quindi, e là, Sorgi, buonasera, buonasera, benvenuto Sorgi. Come la va? Come la va? Anche Sorgi porta una bella mappettina di farming. Noi adesso siamo su questa qua inglese, ci piace un botto. Eccola qua. E niente, è proprio lì che mi è successo il guaio con la barra di traino e l'ho sostituita con questa catena che non ho ancora provato, però ho dei dubbi. Qui secondo me devo togliere sia catene che tanto non c'è niente da fare qua, bisogna, se piove che resti impantanato, bisogna andare dentro un po' con le vecchie maniere, spingersi uno con l'altro e basta. Lo so che non è bellissimo da vedere, ma che ti devo dire. E se no resti giù. Vediamo, sul server era impossibile, non andava proprio, cioè niente da fare. Allora, se porti ancora quel gioco di quello dell'orrore, Sorgi, occhio perché veniamo a turno io e Mauri a farti gli scherzi con il sound alert. Ci piace che ti spaventi. Ecco, bravo. Stai attento perché ogni volta che lo porti saremo lì in agguato, quindi occhio. No, dai. È stato bello un momentino, poi basta, sennò veramente mi prendi un infarto, capito? Allora, domenica verso 22:30. Sono operativo, bene, bene, bene. Mi devo allontanare un po' perché fa veramente tanto casino sto logo. Infatti ti mette l'ansia, infatti tra un po' se continuiamo a farti gli scherzi noi e poi c'è anche altra gente che te li fa, cioè veramente mi prendi un colpo, mi prendi veramente un infarto. Allora, vorrei quasi lasciare l'autista. Però, ma sì, non è nuovo, l'avevo già visto, ma non, boh, non è proprio il mio genere, non è proprio il mio stile, anche perché è un po'. Cioè, anche io sono un fifone, cioè, lo dico un po', dico così, ma sono un fifone, quindi gli spaventi mi riprendo anche io. Però adesso faccio subire agli altri. No, non lo so, si potrebbe vedere. Ma io giocavo ai tempi con la Play, giocavo a Resident Evil, mi è piaciuto tanto, però di quegli spaventi che mi prendevo, guarda, veramente. Allora, poi con il PC nuovo, che gli faccio mettere quel programma che parte da solo, che mette paura. Sì, però non diglielo a Sorgi. Non diglielo che parte da solo che gli mette paura. Poi magari gli accende anche, non so, Google Now oppure Alexa in casa.
Io mi spavento anche a spaventare gli altri. Ma no, il gioco è carino, ho visto, è bello. E bisogna, oddio, bisogna essere un po' detective lì. Ah, aspetta che devo andare. No, aspetta, ho messo l'aiutante, ma non mi va bene così. Devo andare a prendere il carrello perché qua sono quasi pieno. No, io mi ricordo che io giocavo a Resident Evil, è bellissimo, mi è piaciuto tanto quel gioco lì, però facevo di quei veramente, non lo dico perché facevo di quei voli, no, mi spaventavo proprio. Ho smesso di giocare perché avevo paura. Ho preferito andare su Indiana Jones e quella roba lì. Ah, Resident Evil lo giocavo solo in compagnia. Ok, eccomi, scusate, ero al telefono. Niente, Sorgi, niente, niente. Era una cosa, stavamo parlando del tuo computer, che quando arriverà quello nuovo, molto probabilmente sarà bello potente. Va bene, dai. Allora, finalmente facciamo i contratti su questa mappa. Ha piovuto, è 2 giorni che piove e quando piove in questa mappa, come diceva Mauri, è impossibile lavorare i campi, è veramente difficile. Poi dipende dal tipo di campo, ma se è in discesa si può lavorare in discesa, in salita no di sicuro. Però ecco, è così, questa mappa è proprio così, bella per questo motivo anche. Facciamo ancora un secondo perimetro. Ti piacerebbe? No, diceva che quando arriverà il computer nuovo tuo, ti metteva un programmino, però non devi saperlo, che automaticamente parte, fermati, parte e ti fa spaventarti. Insomma, qualcosa del genere. Allora, dov'è che ho il carrello? Io quello pronto, eccolo qua. Via. Lampeggianti. Questo qua l'ho modificato, è sempre il mio solito carrello, ho aumentato un po' le sponde e niente. Ho aumentato un po' le sponde, la capienza ed è sempre quello, quindi oddio dovrebbe farcela questo rimorchio qua, è perché c'ho diverse missioni da fare e i campi su questo qua è meno grande, quindi vediamo di fare qualche viaggio in meno. Freccia. Allora, frena. Qui troveremo la solita betoniera e la solita signora con la roulotte, o signore che è, nella strada che sale di sicuro, solo che fare manovra con questo è. Eccola, in curva. Vabbè, la betoniera dov'è che la incontriamo? Nel punto più stretto magari, eh. Dai, c'ho anche i lampeggianti, lasciatemi passare. Non ostacolatemi, che sto andando al lavoro. 8:38 nel gioco, eh? 8:38, eccola, 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 ci passiamo. Eh sì, però guarda dove sono. Allora, bella anche sta zona, molto bella, mi piace, mi piace. La fattoria è dentro qua. Ma sta fattoria qua si potrà comprare? No, ma sono due capannoni questi. Allora, la distruzione del raccolto è sempre attiva, ma sulle missioni si sì, è uguale, eh.
quindi devo stare attento a sto fango prima di tutto. Eccola là la trebbia. Devo andare a guardare dove consegnare sto sorgo perché non me lo ricordo. Prendiamo i lampeggianti tanto qua. Allora, poi lo lascio lì nell'angolo questo. E sarebbe bello mettere, ho detto che devo mettere il cusplay, ce l'ho, però con la trebbia preferisco andare a mano, mi piace. E però l'autodrive, ma devo mappare tutta la mappa, e sì, mi piace quello, sì, devo ancora fare, lo farò, non ho tanto tempo in questo periodo, però lo faremo, dai. Allora l'F1 possiamo anche toglierlo. E la miseria, quanto è già pieno? Ah, 50%. Si sente. 214 cavalli di questo case sono più che sufficienti, dai. Usiamolo qua. Spegni. Vai. Vamos. È un bel lavoro questo, eh? Beh, 41%. Vabbè, dai. Speriamo mi lasci un po' di margine, che io lo porto ai cavalli dall'esubero. Nella mappa francese mi ricordo erano piuttosto precisi, anzi erano molto molto tirati, quei margini. Erano veramente tanto tirchi lì. Dovevi farlo preciso, altrimenti non avanzava niente, poco o niente avanzava. Veramente. Qui boh, vedremo. Se sono di manica larga gli inglesi o no. Dai, oggi non mi lagga neanche più di tanto, eh. Chissà perché. O hanno sistemato qualcosa, magari hanno fatto qualche aggiornamento. Hanno fatto una serie di aggiornamenti oggi, quello ho visto, sì. Ma non di farming non l'ho visto. Six Day è stato aggiornato con un giga e 1,2 GB e 1,8 GB, mi sembra 1,2 GB di roba. Six Day in Fallujah. E da vedere anche quel gioco lì perché boh, è diventato. Io non riesco a giocarci. Il mio computer si rifiuta di giocare a quel gioco. Poi è stato aggiornato boh, 4-5 giochi ancora, tanta roba. Cioè pesante intendo come tanta roba, eh. Ma farming non l'ho visto, non mi è sembrato di vederlo, quindi. Allora. Op. Andiamo. Beh, bella anche la vista così, mi piace, eh. Ma è più che altro è silenziosa almeno. Però è bella, dai. Adesso vediamo se riusciamo a mandarla avanti e indietro da là. È che dovevo già fare la pista con il cosplay, però va bene. La trebbia è sempre un piacere portarla. Sempre bella. 26%. La lama è quella. Mi è rimasta la lama nuova perché non l'ho cercata, non l'ho trovata, quindi la lama è rimasta quella originale della partita, quando ti danno la New Holland, quella gialla. No, New Holland cos'era, non mi ricordo più se era la New Holland o no.
Ho venduto quella, ovviamente, sostituendola con questa qua, però la lama ha detto tengo questa che va bene, 7 metri, 6, 6 e 80 o 7, non mi ricordo più, sui 7 metri comunque. È solo esteticamente che resta un pochettino più moderna la lama in confronto alla Trebbia, però vabbè. Va bene, continuiamo. Un po' squadrata sta cosa, però mi piace, sembra un bidone, boh, della spazzatura coi cingoli, non lo so, qualcosa del genere. Esteticamente si può essere un po' anche discutibile, però mi piace, dai. Ci sono anche quelle più vecchie, io sulla Slender ho usato quelle più vecchie, molto belle, però su questa mappa dovrebbe essere intorno agli anni 90-2000 all'incirca, quindi non voglio, un po' di retro sì, ma non troppo. Ok, siamo alla metà dal campo, quindi penso che mi lasciano un po' di margine. Allora, andiamo a scaricare già questo, già che siamo qua. Così magari faccio un giro col rimorchio. Perché non so dov'è che devo andare, boh. Non so proprio niente. Ah, non è pieno il rimorchio, manca poco, eh. Manca poco però. Allora, vediamo un po' di fare. Non va molto diritta così, eh. Vorrei lasciare l'aiutante, ma taglio storto questo. Vabbè, dai, facciamolo, via. Facciamolo andare da solo. Ok, questa. Andiamo a vedere dov'è che va. Allora, questo è il campo 20. Su, salva. Allora, campo 20, che è questo, deve andare a sto Tel Tres Stores, boh. Tel Tres Stores, non posso di no, eh. Vabbè, Tel Tres Stores, e dove cavolo sarà? Devo passarle uno a uno. Tel Tres, cos'è, un silo tanco, boh. Qui vicino a me no, di sicuro. Ma non mi lampeggia dove devo andare, eh? A parte che ne ho più di uno, quindi chissà qual è quello giusto. Allora, facciamo poi passare Telt Store, questo qua. Vales Stores. Contrassegnalo, questo qua. Quel negozio, niente, vediamo che non sia altro. Quello no. C'è il frantumatore, ma dai, non lo sapevo nemmeno. Qui è fatto ieri. Qui ci sono altri campi da fare. Segheria. Bales. Garde, niente. È questo qua, quindi devo salire tutto. Tutto diritto, dai. Vai. Ah, l'87 però, cavolo. Vediamo se riusciamo a andare con un bel carico pieno. Lasciamo girare la Trebbia.
lasciamo girare, così quando torna indietro mi metto sotto, mi scarica ancora un pezzettino, almeno faccio un bel carico, insomma, dai. Mi scoccia andar là con l'87%. Dai, girati. Poi faccio anche due foto, già che facciamo questa operazione qua. Vai però. Aspetta che è un casino fare le foto mentre si va. Ok, fatte. È un casino, però vabbè, dai. 98 manca proprio poco, quindi. Ok. Andiamo avanti qui. Ha tutto lo spazio per girare, per fare le sue manovre, l'aiutante, e mi costa però. Comunque se la cava bene, questo trattore qua. Lampeggianti. Oddio! Oddio, scusa, mia colpa. Non ti avevo visto. Stavo guardando la A-chat. Vai. Bel carico di sorgo. Allora, devo andare avanti. Vai, è segnato sulla mappa, sulla minimappa si vede, dai. Comunque, delle belle casette, molto belle, mi piace tanto. Dei bei campi, dei bei prati, ce n'è da fare. Un pochettino fuma, eh. Cambia. Quindi devo proseguire diritto, ma sono le prime volte che non riesco, cioè non l'ho mai fatta, quindi qui andiamo diritto, qui spero di non trovare gente, insomma traffico più che altro. E questo rimorchio qua adesso scarica dove? Devo vedere dove scarica, se davanti, dietro. Ah, ecco qua. Ah, scarica dietro. Bene. Quindi è quello lì, vediamo di non sbagliare. Bene. Sì, magari si scaricava un po' davanti, cioè ai lati era meglio. Aspetta, eh. Vediamo se riesco. Com'è che faccio a scaricare? Sinistra, vai. Ah, forse viene giù più veloce così, sì. Sì, forse un pelino. Non è velocissimo lo scaricamento, ma. Ma no, dai, così va bene. Vediamo intanto se il contratto. Questo 77%. Insomma, devo appena arriva chi mi dice che è completato, blocco tutto.
Però è ancora presto, è l'altro carico, semmai, l'ultimo carico. Blocco tutto e quello che ho dentro lo porto a casa. Va bene, questo è andato. L'84%, via. Vai. Allora, questo rimorchio qua c'è anche in versione tre assi. Non l'ho preso perché, se non ricordo male, è un pochettino più grande, però potrei allestirlo in modo da non essere troppo esagerato, ma più che altro per affondare meno nei terreni. Con le assi, con l'asse in più dà più stabilità, dà più portata sicuramente, che è quella da valutare un po' in base al carico che si mette. Comunque, con questi terreni qua, forse più assi ci sono, meglio va. Dovrebbe essere più stabile e un po' più galleggiante, penso, nel fango di questa campagna. Quindi tutto da provare, dovrebbe essere così. Da calcolare che comunque il trattore più potente è questo, quindi 214 cavalli, quindi non di più. Al momento restiamo umili così. Poi, capito, un bel 240 o 260 sarebbero l'ideale. Allora, vediamo di scaricare prima che si giri un pochettino. Non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Dai, fermati, fermati. No, carola. Fermali. Ok, non andare avanti però. No, 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 continuare. No, io non posso entrare. Non posso entrare qua, rovino. Ops. Vabbè, dai. Saliamo noi. Quant'è? 74, eh? E al 74 a sto punto mi tocca. Lo faccio subito, dai, scarico e via. Poi l'ultimo pezzettino lì dovrebbe starci tutto su questo rimorchio. Ho fatto bene a dargli l'espansione. Vediamo di scaricarla. Oh. Dai, scarica adesso tutto. Io spero ci stia tutta, eh. No. Bene. A questo punto lascerei giù il rimorchio, anzi lo metterei lì. Ma no, lasciamolo qua, dai. Dunque. Via. Aiutante e andiamo dentro noi. Bello però, un po' sporca, eh?
uno spazio di manovra sta trebbia che è qualcosa di eccezionale. In pochissimo spazio questa gira, grazie ai cingoli. Dai, noi lo raccogliamo tutto, tutto, tutto. Bene. Beh, un bel campo grande questo, comunque. Mi sa che è il più grande che c'è, o comunque di quelle della missione che devo fare. C'ho due. Ma è poca roba. Ho lasciato un buffo quando ho inserito l'autista. Beh, non ci guadagno niente. È solo questione di estetica. Va bene, dai. Ancora due passate. Qua magari tre. Qua è un pochettino più largo. E c'è un pezzettino da tornare indietro. Ecco qua. Ci starà tutto sul rimorchio. Dai, spero di sì, non fammi fare un viaggio per poca roba, eh. Sì, dovrebbe starci. Sì, allora, io comincio a chiudere e ci sentiamo dopo. Ciao, buona cena. Ciao, Sorgi. Ciao, Peppone. Ok. Va bene, Mauri, dai, vieni dopo in disco come abbiamo fatto ieri e dovrebbe esserci anche Fabio e quindi ci troviamo lì, dai, poi decidiamo un po'. Va bene, ciao Mauri, buona cena anche a te, a dopo. Ciao, ciao. Allora, come faccio? No, devo, ok, chiuderla, rimetterla lama. La lama, dunque, il centro dovrebbe essere le ruote del carrello, più o meno. Sempre un casino con queste cose qua, eh. Ok. Lasciamo qua questa e poi vado a prenderla dopo. E dov'è questo? Torno su subito con questo.
Adesso devo stare attento a non scaricare tutto, così la missione si conclude, io incasso e quello che mi resta lo porto a casa. Lampeggianti. Adesso vediamo che non arrivi giù con la macchina rossa di nuovo. No. Bene, bene, dai, andiamo avanti. E un campo è finito. Cioè, la bettoniera sta più in là di una macchina. La macchina è quasi più in mezzo alla strada, eh. Ah, vabbè. Oh. Ma guarda che belle queste casette, cioè. È una parte dell'Inghilterra realmente esistente, non so dove, non la conosco, non so. Prossimo viaggio che faremo con Fly Simulator, andiamo a trovarla. L'abbiamo fatto con la Castelnaud, abbiamo trovato esattamente la posizione, ci abbiamo messo un po' a capire dove, però l'abbiamo trovata ed è in gran parte proprio così. Poi hanno giocato un po' di fantasia, va bene, però la riconosci bene la Castelnaud, quindi. Ed è curioso vedere. Cos'è? Sto cercando i collezionabili adesso, ho bisogno di soldi. C'ho bisogno di palanche. Allora, ma questi qua si aprono? Guarda che belli anche questi qua, tutti un po' scassati, un po' vissuti. Belli, no, non si aprono. Allora, quanto siamo qua? Siamo campo 20, siamo al 92%, quindi manca poco, eh? Poco, poco, poco. Allora, completamento contratto. Ah, finito. Fammi vedere. Campo 20. Ah, il 94%, aspetta, no, pensavo di averlo finito. Aspetta. 77%, ma lo vuoi tutto? Ma dai, lasciamene un po', scusa. Mi sa che lo vuole tutto anche questo, ma porca miseria, ero già contento di portare a casa un po' di sorgo per i miei cavallucci. 98 e ne porto a casa poco, niente. Perché 88 trasportato? 99. Ma scusa, questo qua è 99. Una volta che è finito il contratto, perché ha trasportato? Ah, va a 95 qua. Arriva dopo. Contratto finito, fermati. E l'altro l'ho venduto. 1179 li ho venduti. Però quanto c'ho dentro qui? 2007. Dai, io direi di andare. Sì. Andare a venderlo. Cioè, andare a, come si dice, portarlo in fattoria, dai. Vediamo di scaricare tutto dietro, perché là in fattoria. No, facciamo a destra in fattoria. Quindi. Non è tanto, però è meglio che niente, dai. Così glielo do un po' ai cavalli. Giustamente non adesso glielo do, lo metto nel silo. Lì e basta.
Poi c'è un altro prato qua vicino, un altro campo da fare, non so di cosa. Ah, ma vuoi vedere che si assorgo magari anche quello? Aspetta, un campo qua vicino è... il 20 ha fatto il 13, vediamo un po' il 13 che cos'è, di che cosa. Il 13 è sorgo anche questo, quindi posso, oh, il 13 è dentro qua. Come faccio ad arrivare al 13? Allora, c'è una stradina o non c'è la stradina che arriva lì? Questa ma è privata o qui magari. Come faccio ad arrivare al 13? Da questa parte magari qua, eh? Boh, facciamo un giro con questo, vediamo, dai. Qui è privato, non si può. Questa. Poi con la trebbia qua, col cavolo che passi. Qui magari c'è il passaggio per il 13. Qui dentro. Sì, ma io devo pensare anche alla trebbia, come faccio? O vado sugli altri campi, ma non mi sembra il caso. Cioè, come fa? Non c'è una stradina qui, eh. Questa, ma che cavolo? Questo qui è il prato qua, quindi niente. Ah, buonasera Carlo, benvenuto. Buona serata a lei, signor terzista. Grazie, grazie. Sto cercando di entrare nel campo 13, ma non so da che parte si entra. Vabbè, era per non andare sui campi degli altri, ma non è neanche tanto quello, ma quanto devo andare anche con la trebbia, quindi... Oddio. Sarà qua, ma con la trebbia qua, col cavolo che ci passo. Come si fa ad arrivare al campo 13? Allora, dov'è il campo 13? Allora, io sono qui. Il campo 13 è di là, ma io non ho... A meno che non c'è una stradina qui, ma non mi sembra. Senti, hanno fatto un campo che non è raggiungibile da strada, non ho capito, eh. Qui con la trebbia non riesco a entrare, eh. Punto 1. Sono tutti questi recinti che io non entro, cioè non passo. Qui non riesco a passare con la trebbia, eh. Assolutamente. Allora, già che sono davanti alla mia fattoria, vado, scarico questo poco sorgo che mi hanno lasciato, pochissimo, lo porto qui, lo lascio nel mio silo che poi lo daremo ai cavallucci che sono tanto golosi, questi qua, e oddio, un po' di stragi di galline, infatti mi mancano sempre le galline, calano le galline, buh. Allora, abbiamo detto che lo scaricamento era a destra, ok? Sì, sono 2000, neanche 3000 litri, eh. Diceva, tagliamo la siepe. No, non posso perché c'è... come faccio oddio, a entrare... Cioè, hanno fatto quel campo. Come si arriva a quel campo? Devo passare con la trebbia, eh. Sai cosa faccio? Prendo la Jeep, faccio un sopralluogo,
Eh sì, perché sennò con questo mi incastro, con la trebbia e la lama peggio ancora. C'è la lama, ce l'ho sul rimorchio, però la trebbia larga. Allora, lascio qua questo un attimo qua, faccio un giro con la Jeep perché non so, è qua vicino il 13, ma boh. Lascia lì la catena che non mi serve. Questo è il mio campo, spero che cresca, perché qua non è più su niente qua, erba. Allora, campo 13, o che c'è l'ingresso lì in mezzo. Ma si può. Allora, sulla strada qua ci vado con la trebbia. Qui, ecco, qua si può girare. Bene, potrebbe essere qua dentro, eh? Forse è un po' troppo basso. Insomma. Ecco, qua finisce. Ah no, ma qui vai all'altra fattoria, è buonanotte. Eh sì. Aspetta, dov'è che mi trovo io adesso? Sono troppo basso, sono qui. No, 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 sono troppo basso. Allora è qualcosa di qua, cioè, la trebbia e l'altro trattore con la lama ce l'ho qua. Il 20 è finito. Il 20 è finito, ho detto. Ah, devo raccogliere 4.946. Ok, ho incassato il contratto, bene. No, qui sono troppo basso. Oh. Dai, ma è possibile, cioè non. Allora è ancora di là, di là dove c'ho la trebbia che si entra. Che bello sto campo, peccato i pali là in mezzo. Però qui no, qui non c'è niente. Ma ad esempio, come si. Scusi, è dietro. Se io dovessi andare di là, vado sul prato. Per forza che vado sul prato. Ma io non voglio andare sul prato, non è giusto. Vado nel prato qui. Qui poi c'è il 9, c'è il 10, c'è il 13. No, allora è più giusto qui sopra. Eh sì, andiamo qua sopra, dai. Sopra il 10. Se devo tagliare nel prato, andiamo qua. Qua sopra. Ma dove ho aperto prima? No, non ci passo neanche morto, quindi entriamo da qua, con la trebbia dico, perché sennò non va. E arriviamo al 13, ma è possibile che bisogna fare sto. C'è il 13 è qua scantonato. Facciamogli il giro intorno, ma io lo rompo se vado dentro, sì. Non si rompe, no. Strano. Allora, vediamo qua in fondo. Questo qua è quello che devo raccogliere adesso. Ma ci sarà una strada? Eccola, una. Ah, niente. Un campo si collega all'altro. C'è. Cioè, hanno fatto il collegamento tra i due campi dall'altro
dall'altro provinciale? Ma io l'unico collegamento che c'è da questo campo è da questo. Però se qua io ho delle semenze o qualcosa, cioè questo campo qui è in mezzo, io devo fare il 13, è in mezzo al niente, non c'è strada. È vero che posso venire da questo campo qua che non è, capito, non è fatto, però se dovesse essere fatto io devo, non c'è una strada, hai capito? C'è un passaggio qui, ok, ma devo andare sugli altri campi. È un po' nato. Questo non mi lascia un po' così. Vedi, anche qua c'è un passaggio, ma è un prato questo. Tra l'altro è privato. Vabbè, dai, andiamo a metter via questo, portiamo il carico. Tanto è qua vicino. Devo passare nel campo, non è proprio giusto la cosa, dovrebbe esserci, cioè ogni campo deve essere raggiungibile indipendentemente da una strada o quindi da una provinciale, da, ma neanche, ma la provinciale è la principale via d'accesso, poi tutto il resto con le stradine sterrate, quelle con il fango, va bene, però quello lì è proprio in mezzo a altri campi, non è proprio. Va bene, dai, lasciamo qui la Jeep, prendiamo il cassone lì. Oh. Bene, allora, via, lampeggiante. Questo qui lo lasceremo sul campo, cosa ti devo dire? Se fossero i miei campi, quelli lì, andrei a danneggiare un campo per raggiungere quell'altro. Oh, ops, scusi, ma c'avevo i lampeggianti però, eh. È vero che non guardo mai, però c'è anche un cartello, uscita, trattori, e dare la precedenza se hanno i lampeggianti accesi. Allora, il campo è quello lì. Adesso lasciamo il trattore, lo lasciamo, lasciamo un po' da, no, lo lasciamo su quello sotto, non mi piace lasciarlo qua nell'erba dell'altro. La stradina è qua, qui, ok, andiamo sulla questa lama e poi la trebbia. E via. E comunque fossi non ce ne sono, i fossati. Quindi si può andare là in tranquillità. Che è questo? Oh, che arrivano le macchine qua. Dai, dai, che giro dentro subito. Anche se apro il cancello, la trebbia non passa neanche morto da quel cancello lì, quindi mi va bene, perché sto campo qui è già fatto, se no buonanotte, capito? Trebbia. C'è neanche l'alpeggiante sta trebbia. L'ho proprio presa in economia, eh. Larga, eh. Se arriva una macchina qui, buonanotte. Se arriva la bottoniera, ancora peggio. Vediamo di far presto, eh.
Bene. Questo terreno. Dentro è molto meglio, eh. Ma se io gli dico di farlo con il cosplay, tanto crea lavoro. Cosplay. Ok, questa è già lì. Allora apri e chiudi il menu. Spostiamo un po' la mappa di là che voglio vedere come me lo disegna. Ah, 8 metri e 2. Beh, facciamo finta che sia 8 metri questa. Facciamo due tracce perimetrali, dovrebbero bastare. Anche 3. Gli angoli li facciamo netti, quindi forse si incastra le prime volte, ma dovrebbe essere un po' meglio. E su e giù, quello che è, dovrebbe essere giusto così. Quindi genera percorso, tac tac tac, sì, 3, va bene. Quindi inizia il lavoro, andiamo a vedere subito da qua, perfetto. Togliamo tutti. Vediamo come fa questo. Ok. Sì, non è difficile. Ci sono dei pali in mezzo, non l'ho neanche visto. No. Allora, intanto possiamo vedere. Tanto che lei lavora, dove va questa? Anzi, questo qui è il campo numero 13, giusto? Sì. Nel campo numero 13, che è questo, dove vai? Folly Town Store. Quindi devo portare il prodotto al Folly Town Store. E dove sta? Che menata sta qua a cercarli a mano, perché ho più contratti, quindi... Folly down, qualcosa del genere. Ma magari è sempre su qui, eh no? Tac. Folly down store. Now. Ando stai. Oh. E mi mandi al capo nord. Folly Down Store. Palace e Store. Minchia, pezzo suo. Folly Down Store. Contrassegna luogo. Porco cane, testa in pezzo in su. Come faccio ad arrivare lì? Quindi devo calcolare di prendere la strada del mulino, uscire da qua. Sinistra, prendere quella del mulino a destra subito, fare quella per andare al mercante dei
E animali in fondo, all'ultima destra, fare sta curva qui è bruttissima, in fondo qua, a parte che c'ho altri campi qui, è qui dentro. E se no, potrei scendere, salire qui, scendere tutto qui, e quel che giro facciamo? O facciamo questo qui, l'ultimo al confine, e poi salire, però. Sì, forse più veloce, ma no. Facciamo l'altro, dai. Primo giro quasi completato. Cioè, un bel giro questo, eh. Molto, molto. Ma forse ci sta. Non ci sta tutto. Sono due viaggi anche qua, eh. Sono due viaggi anche questo di rimorchio. Vai. Un pochettino lì. Ok. Fatto spazio per entrare. C'è niente dietro, sì. Allora, questo qui è la ripetizione. Allora. Beh, posso aspettare qua un attimo. Con quello che ti consuma il chiese sei già in perdita. Ustia, sono bestie veramente. Sì, non ho fatto caso. Ma no, guarda quante ore, 7 ore, 6, devo ancora fare il pieno. No, il pieno? No, non l'ho mai fatto il pieno qua, mai. Questo, vabbè, questo qui. Questo però l'ho sostituito, l'ho cambiato, quindi ho venduto l'altro, ho preso questo che non ha lo sterzo, quello particolare che sposta il peso. Non mi trovavo bene, era lento e quindi qui ho la freccia fuori. Questo ha fatto il pieno. Questa qua ho fatto il pieno, però calcola che lavora comunque anche questa, eh. Prima di partire ho fatto il pieno perché ho diversi campi da fare. 6 o 7 campi. Spero di averne abbastanza di carburante per questa. Però il case sì, un pochettino ha consumato, ma questo cosa consuma? E aspetta, questo qua è anche lo stair. 5 ore metà serbatoio quasi, eh? 5 ore metà serbatoio. Questo ne ha 7, 6. Sai che consuma forse meno questo? Beh. Vabbè, torniamo sulla nostra bella trebbia. Quanto siamo qua? 57%. Vediamo di fare qualche foto esterna intanto che va questa. Ok. Mettiamo ancora lab.
E mi stanno chiamando gli animali. Mi stanno chiamando perché hanno fame. E un attimo che arrivo. Allora, 78. Potrei fare già un giretto. No, un giretto no, però andare a scaricarla. Lascia che fa questo pezzo qui, quando si mette là nel dritto. Che belli, guarda, i pali della luce con tanto di trasformatore e cavo che controbilancia, ma con il tubo che ti fa vedere che c'è il cavo, bellissimo. Cioè i particolari sono tanta roba, eh. È molto, io l'apprezzo tanto questa cosa dei particolari di una mappa. È vero, non servono a niente, però pesano anche, però è molto bello. Scarichiamo così diventa un pochettino più leggera, consuma meno. Oh, che fai? Giri o non giri? Ah, qua prende l'altro. Ah, mi fa l'ultimo. Allora, mi fa l'ultimo esterno, come si dice? Insomma, i giri esterni della mappa e poi comincia a farmi su e giù. Quindi a sto punto l'aspetto da qua a scendere, che è un po' più facile. Così. 54%, sono a metà di rimorchio, quindi non mi sposto ancora. Troppo poco. Deve essere almeno il primo pieno pieno, eh. Poi vado a cercare sto posto che è tutto da un'altra parte. Bello però il sorgo, un po' che non lo faccio, eh. Serbatoio è vuoto? Sì? E allora via. Stacchiamoci, sono qua. Torno su e la ricarico quando scende. Ok, spegniamo perché qua questo consuma e neanche poco. Limite da questa parte.
Però gli specchietti messi così non servono proprio a niente. C'è anche quello lì, boh. Ecco, adesso dovrebbe, anzi, adesso deve fare il suo giro. Che parte da lì. Quanto sono qua? 62. Non ne ha abbastanza per caricarmi, per farmi diventare pieno. Ah, lo sta prendendo un po', sta raddrizzando un po' il taglio, guarda. Le prende sempre di meno, arriva qui, dovrebbe girare. Sì, perché fino adesso ha fatto la forma del campo, quindi. Però aspetta che mi tolgo io da qua. Infatti. Adesso dovrebbe partire da là più o meno, da dove, neanche da in fondo, boh, non so se parte da in fondo, deve tirare su una riga dritta, insomma, magari in fondo non è proprio la piena lama, ma qua in cima deve arrivare col lavoro pieno della lama e poi è tutto diritto, diciamo. Si vede che non è la lama piena, perché c'è quella curva a metà campo. Sì. Dov'è che è sta? Vedi, la prende proprio poca. Man mano che sale, aumenta fino ad arrivare in cima che la lama è piena. Poi si è fatta la riga dritta e dopo è tutto pieno fino al margine esterno di là che comincia a calare ancora perché lì è andata a disegnare quello che è il campo. Vedi che adesso è piena. Quanto sono? Il 33%, pochino, pochino, pochino. Fammi solo spostarmi da qua. Stavolta la scarico un po' a scendere. Anzi, fammi spegnere il case che consuma. Guarda come sterza quella cosa lì, gira con i cingoli e poi gira tipo una ralla, tipo lo scavatore, boh. Non l'avevo mai vista. Ne manca ancora un po', eh. Per 94%, sì, però quel pezzettino lì c'è poco, quindi
Io direi di andare a vendere questo. Usciamo da qua dove siamo entrati. Questo qua, boh, non c'ha strada, sto. Allora, devo andare verso il mercante di animali. Mercante di animali, quindi là in alto e poi proseguire. Guarda quanto lampeggia la minimappa, ops, perché sono tutti i contratti che devo fare con la trebbia. E ne ho un po', anche per domani mi sa. Ma li ho presi perché ho detto magari dopo me li portano via, quindi scappano oppure. Boh. Quindi destra. Andiamo verso il mulino. Dunque, la stradina è questa e questa. Piano queste curve. Per fortuna che ho aumentato la capienza del rimorchio. È là in fondo, che si vede il verde. Qui non ho mai trovato nessuno come traffico. Ops. È un pezzo lontano questa, eh? È un giro, un bel giro. Quindi da qui in poi io non sono mai sceso, tranne dentro qua per gli animali. Ah, strada chiusa. Ah, però c'è, oddio, la stradina è qua. Aspetta, eh. C'è la stradina qua. Ho dovuto sistemare. Boh. Se piove qua. Se dovesse piovere e andare con un carico. Sono fregato. Ecco la curva. Oddio, no, che momenti mi cappotto con il trattore e tutto. Ma quella strada lì invece dove va? Allora, dove sono? Io sono, dovrei essere qua da ste parti. Ah, questa stradina qui era l'altra, ma c'è tutto sto giro qua in più. Boh, non so se è più corta lì o di là. Adesso facciamo questa, dai, imparo questa e via.
qua sono tutti campi più piccoli qua da ste parti. Ah, però guarda come piedi questo, come pendenza. Non vorrei proprio mica farlo quello lì quando piove, anzi è impossibile da fare quello lì. Questa è la falegnameria, forse, sì. Segheria, quello che è. Sembra, no? No. Ah, aspetta che siamo arrivati. Qua. Ah sì, la segheria è questa. Sì, ecco, dopo dove ci sono questi trigger qua è tutto abbastanza nello standard, quindi potevo anche far di meglio, voglio dire. Allora, facciamo un ricarico qui perché mi si sta inchiodando. Questo lo chiudo. C'ho poche risorse, sto computer ormai è cotto. Vabbè. Allora, dai. Adesso torniamo indietro ancora tutto da là, eh. Vediamo un po' il contratto intanto se va avanti. 13, sì, sono già 94%, cavolo. Però sono quasi senza benzina io con questo, eh. Distributore dov'è poi qua piuttosto? Per non tornare in farm. Boh. Ma non c'è un distributore in sta mappa? Ma dai, non ci credo. Quindi devo tornare per forza in farm a fare il pieno. Oh, aspetta che magari non lo vedo io. Ecco, l'ha spento coso dei contratti. Vabbè, vediamo, questo qua ho già capito che consuma anche sta qua a guardare. Allora, l'uscita così è impossibile, facciamo un giro così. Ma se provassi a fare l'altra, qui a destra, ma poi qui è lunga, eh. Vabbè, andiamo, proviamo. Boh, andiamo diritti, dobbiamo cercare di prendere la provinciale. Altro che passare con la trebbia qua, neanche... No. Anzi, devo fare un campo, ma devo fare tutto di là. No, con la trebbia qua... Boh, penso proprio di no. Anche per l'altezza mi sa che non va, eh. Boh. Allora qua devo andare a sinistra. Oh, che non si vede una mazza. Ecco il fosso. Questa di qua è una stradina sterrata, quindi si va dentro in mezzo ai campi, però faccio questa qua un pochettino più lunga, ma è più veloce, eh? Allora, dove sono? Dove sono? E dovrei fino in fondo e tornare indietro.
Sto qua vende le balle, questo? Balle di paglia, di fieno e quant'altro. Che bella sta zona anche qua, guarda che bella. Oh. Aspetta, perché ce ne sono due di... Dunque, dovrebbe essere qua in fondo. Ma non è questa la strada? No. Cavolo, mi devo girare dall'altra parte. E infatti qua sono arrivato a capolinea. Facciamo così. Mappa così grande per concentrare tutto così. Bah, sono un po' i gusti qui, Carlo. Si è tanto grande, poi c'ha dei paesini un po' sparsi qua e là, ma a me piace comunque, dai, tanto alla fine. Ma che cacchio, parcheggiano in mezzo alla strada. Qui con la trebbia vorrei proprio vedere come posso fare. Scusa, ma io sto sbagliando ancora. Dov'è che... Ah, no! Ma che cacchio, ho sbagliato ancora. Qui non si passa, qui è te pareva. Mo' come faccio a girarmi? Sì, bene, adesso arriva anche la macchina e io sono fregato. No, la macchina non ci vuole lì. Dai, fai vedere il case cosa fa, guarda. Guarda il case cosa fa. Però quello lì con la macchina non doveva esserci. Va bene, ho capito, sono in senso unico, però... Dai, fammi capire da che parte devo andare. Allora, girato sopra una macchina, due macchine. Oddio. Allora, io sono qua, ma allora sono venuto giù da... No, questa qui è una strada che non c'entra niente. Devo andare di là. Ancora sono arrivato da qua, eh. Allora. Ah. Oh, che scassa marune. Quindi, da qui... Ah, ma è una stradina sterrata. Oh, cavolo. Lì non si può andare, è tutta qua, vai a capire che era qui. Ma che bel campo di mais. E buonanotte, no, no, era meglio fare ancora il giro che ho fatto prima. Eh sì, questo qui è un po' più un giro un po' più lungo. Dopo una volta che ci prendi la mano, magari vai anche, però qua devi calcolare l'aspetto che con la trebbia è difficile passare. Poi il terreno così già è difficoltoso e se dovesse piovere è impossibile andare. Questo qua è in vendita. Oddio, adesso qua. Scusa, fammi capire. Allora, mettono qua i cartelli in mezzo ai maroni e io non posso neanche andare perché la strada che mi serve è di qua. Ma guarda, testi qua. Ma io come faccio a passare qua? Ma mi sono passato sopra le macchine, vuoi dire che non riesco? No, ma che strada di... scusa, eh. Aspetta, però di qua posso andare io, sì, no, boh. Ci sono le piante qui, non passo. Boh, proviamo al massimo. Cosa devo fare?
Sono incastrato a posti così. Dai, senza fermarsi, via. Ciao. Buonanotte, eh. Dai, grande case, guardami. E che la sto lì il lavandino in mezzo. Ma si può. Dai. C'è il lavandino là in mezzo, ma io devo passare con un rallato, fatemi poi capire. Oh, ok. Mai più. Ma che belle case qui. Mai più in giro così. Porca miseria. E magari la Trebbia è già finita adesso, eh? Quasi sicuro. Aspetta, mo. Adesso devo capire destra, sinistra. No, diritto. Diritto e poi arriviamo su ancora, se sì, ho capito. Qui è una strada chiusa. È la prima volta che passo da ste parti, quindi io sono un ragazzo di campagna, eh. Ragazzo. Sono un uomo di campagna. Allora, no, là mi fa dannare il giro più semplice, è quello che ho fatto prima. E per fortuna che adesso ero vuoto e non ho la trebbia o la lama che mi vado a incastrare. Qui c'ho macchine dietro, sì, oh. Supera, supera, sei più veloce di me, vai, supera. Vai, tre macchine, vai. Sono 8 ore e ho un quarto di nafta, di gasolio. Qui e l'avevo tagliato la prima volta, vado alla trebbia, la ferma, che ha già finito perché io mi sono perso nelle campagne inglesi. Che cavolo, sto campo che non ha neanche una stradina per raggiungerlo. Allora, vediamo un po' quant'è sto contratto. Devo tornare là ancora. 99, 98%, dai, che questo qua è quasi tutto regalato. Però è poco, capito? Non ci stava tutto sul carico. Oh. Beh. Sì, qualche piccola sbavatura, ma non ci guadagno niente. Quindi stacchiamo la lama. Oddio, sarò al contrario. Ok, siamo bene. Allora vado a consegnare subito questo, così chiudiamo questo contratto e poi vediamo. Pare che sono le 20:17, ormai è ora di cena.
Proprio poco, sto viaggetto qua. Vedi che lascia giù i segni. Allora, qui facciamo un giro ancora di là, devo consegnare almeno il 2%, chiudere il contratto e il resto portarlo a casa. Pian pianino. Però è bello lungo il viaggio qua, eh. Ma non faccio più con la strada alla basta, per l'amor di Dio. Faccio questa. Qui con la trebbia non passo, eh. Boh. E c'ho dei campi da fare da sta zona, eh. Vabbè, dai. Vediamo almeno di posizionare, se riesco, i trattori, la lama, la trebbia e quant'altro. Sulla prossima missione vediamo dov'è quella più vicina da dove mi trovo adesso, con la trebbia, per arrivare fino all'ultima che era vicino alla segheria, mi sembra. In quelle zone lì. Quindi qua sempre sempre diritto, in fondo si gira a destra, si va sulla strettoia sterrata, ponte senza sponde, qui è il mercante e dopo cominci a conoscere la mappa, quindi un pochettino. Ok. Avanti e tutto diritto ancora fino alla segheria. Per poi ritornare indietro a fare, scaricare una piccola parte nel mio silo, che è quello che ti lasciano. Ma è proprio poco, eh? Pensavo un po' di più. Allora, questa è la segheria, quindi ci siamo. E? Ok. Devo stare attento a non buttarne giù troppo. Basta un 2%, quindi. Oh. Basta, 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 basta. Allora, la terza cura, curva, girare a destra. Ah no, girare a sinistra, aspetta che mi sono perso. Ciao Mauri, bentornato. Allora, sì, il contratto intanto che stavo leggendo era finito.
che era il campo 13, questo qua, 3.228 euro più un ciccinino di sorgo, 1.600 litri da portare ai miei puledrini. Basta, non faccio più il giro di là, l'ho fatto prima, basta, per l'amor di Dio. Ritorno da questa parte. Di là è una roba. Ci ho capito una mazza. Faccio questo giro qua e via. Come fermati? C'è un collezionabile, dove? Andò, dove sta? Ora lo lascio lì in mezzo, non è che me lo fregano, no? Dove, in segheria? In segheria, in segheria. Questa è la segheria. Permesso, c'è nessuno? Lei può essere un pochettino più preciso, magari mi sa dire dov'è? Una segheria. Scusi, lei ha visto un collezionabile? No, è straniero. È straniero. Dove sarà? Boh. Sul tetto. A destra. A destra. Quindi entrare a destra, è qua dove sono io. Non è che ce l'ha giù nel cassone questo che gironzola? No. Allora, entrando a destra, mi sembra di aver capito che hai detto. Dietro. A destra, dietro. Quel dietro già mi perdo. Oh, non va su. Dietro, dietro, dietro. Esatto, da lì, da lì a destra, ok, però è quel dietro che non ho capito. Allora, entrando da qua, giusto, si va a destra, questa, esco e vai dietro. Sopra no, eh? No. Oh. Eccolo! Questo. Ci sono altri 9 cavalli da trovare. Ok. Va bene, lì non passavo, eh. Basta, non ce ne sono altri qua, quindi è inutile continuare a girare, a gironzolare. Lo Scania. Lo Scania. Vicino, poi facciamo questi due. Qui non ci sta dentro niente. Vediamo l'altro. Non questo, ma gli altri. E ne ho qua tre di Sky, ne le ho fatte tutte e tre. Quindi non qui, ma dove sono gli altri? Sono sempre qui o sono in giro? Ah, ci sono altri Scania qua. Oh! Eccone un altro qua, guarda. Pecore. Questo qua era una pecora. Dai, dai, che se trovo questi mi vanno solo che a piacere. Ci sono altri Scania qua, no? Qui li ho fatti prima. No, non li ho fatti prima. Quelli là ho fatto prima, qua niente. Dovresti montare sopra uno. Mi sembra sopra il rimorchio. Ma aspetta, eh. Come faccio a salire sul rimorchio? Sono. Certo,
hanno il cassone questi, eh. Chiuso. Sono chiusi. Però mi dicevi che non erano questi. Questi qua sono tutti chiusi. Questo qua è l'unico aperto, ma nada. Qui. Nelle cassette qua niente. Boh. Vabbè, ma qui ne ho trovati due, adesso penso che non ce ne siano più. Fammi andare a portare almeno questo a casa e poi non so, non riesco più a portare la trebbia. Da lì dovresti vederlo. Vuoi dire che oh. Ma ne ho trovati due. Io vado che che vedo un bel collezionabile sopra il mio piatto. Dai, che devo andare anche io. Spero di trovarlo anche io. Però arriva 5 minuti neanche. Fammi solo andare in fattoria con questo e vado in fattoria e via. Ci vediamo, ci sentiamo dopo, dai. Ciao Mauri. Allora, andiamo in fattoria e poi continuiamo domani perché si è fatto tardi. Non riesco più a. Guarda, sta in piedi sto prato qua. Vorrei vederlo farlo sto qua, sto l'acqua. Boh. Oh. Campagna, campagna, questo qui è soia. Cosa devo fare io? Ok, ponte senza sponde. La stradina sterrata privata. È un giro lungo questo qui, cosa ti devo dire? C'è tanta campagna e hanno messo gran parte dei, come si dice, dei trigger fuori all'esterno. Vabbè, ci sta, non è che quello di prima, ad esempio, era più comodo. Questo è un po' più scomodo, però vabbè. Quindi 102.000 euro, dai che stiamo salendo pian pianino. Poco poco perché guadagni, si guadagna poco. No, io devo mettere la soia e magari immagazzinarla e cominciare dopo a vendere quella. Quella secondo me mi dà una spinta di un sospiro di sollievo. Ecco, questo qui è un campo da fare, questo. Vado 84. Aspetta però, perché io devo fare l'84, che è questo, che cos'è, so, e che è ancora sorgo. Io ho altri campi, c'è inutile che sto lì, quindi questo è fatto. Eh no, l'84 è il prossimo, questo qui, quindi io lascerei qua tutto qui. Giro qua. Quindi io devo portare qui all'84, sto qui lo lascio dentro, poi lo scarico dopo. Tanto è sorgo, quindi. Sì. Allora, direi di andare con questo. Andiamo ancora di là.
il più è la trebbia che è dura. Cerchiamo di stare ai bordi. Passeremo più con la trebbia qua, dai. Però la stradina dentro là vicino al mulino è stretta, eh. Questa qua. Portiamo giù queste e dopo andiamo poi avanti domani. Se riesco a portare la trebbia, ma qui c'è da tribolare un po', mi sa. Non so come fare, non c'è neanche un rimorchio. Cioè, oddio, c'è il rimorchio, ma è più grande ancora, quindi. Okay. A sto punto parcheggio qua. Questo campo qua almeno non è non c'è niente. E adesso sì, è vero che la lama può tirarsela da sola, eh. Ah, vengo poi fuori alla cieca io, eh. Qua è troppo veloce. Qua sì che guarda che non c'è traffico, quindi se non c'è traffico a me che mi frega, va bene così. Oh. Mamma, viaggia, vai, viaggia di più questa che i trattori. Cioè fai 46 all'ora, impossibile, con i cingoli. Oddio. Che c'è? C'è il palo lì che. Bene, allora il cancello non posso farlo perché non passa. Andiamo da sopra.
Bene. Allora, aspetta che cancello il percorso di prima. Tac. Metto questo e poi andiamo a cena. Intanto lei lavora qui. Crea lavoro. Il campo l'ha già bella che ha trovato. Apriamo il menu. Fammi vedere come fa qui. Quindi direi di fare due giri che sono più che sufficienti. Tagli netti. Genera, chiudi e inizia il lavoro. E con questo io vi saluto e vado a cena. Ci vediamo domani. Buona serata a tutti. Ciao ciao.